Siamo con Paolo Indiani, allenatore dell'Unione Sportiva Città di Pontedera. Paolo, si archivia anche questa stagione, io credo, però in maniera ottima. Sì, senza dubbio. Anche se rimane negli occhi il finale, no? Però ampiamente preventivato. Il campionato è ottimo in tutti i sensi, perché una prima fase straordinaria, direi. La seconda fase non straordinaria, però con i problemi abbiamo avuto, direi più che buona anche la seconda fase, una salvezza acquisita praticamente un mese e mezzo prima della fine del campionato, e anche quest'anno lanciato diversi giovani, insomma, credo la stagione sia ottima sotto tutti i punti di vista. Una squadra costruita con tanti giovani semi sconosciuti, ci perdoneranno questa definizione, e poi a un certo punto se n'è andato Caponi e se n'è andato Grassi, sembrava quasi il tracollo, invece avete dimostrato davvero di potervela giocare nonostante tutto contro tutti. È chiaro che dopo il mercato di gennaio qualche timore c'era, anche non nascondo di averlo avuto anch'io, però la squadra ha reagito benissimo e praticamente nel giro di un mese e mezzo ci siamo assicurati la salvezza. Il discorso, dicevo prima, della fase finale credo sia la logica conseguenza dello sforzo fatto in quel periodo lì. A cena stasera, Paolo, ti abbiamo visto a un certo punto insieme al presidente Donnini, avrete parlato sicuramente del menù della serata. Sì, parlavamo più del meno dell'annata. Lui mi faceva rimarcare anche, ecco, a proposito, non l'ho detto prima, i tanti infortuni. Nei 3 anni che sono qui, ecco, un'annata così da quel punto di vista non c'era mai successa. Mi portava lui l'esempio, io non mi ricordavo nemmeno, di Cesaretti, per esempio, alla prima domenica si ruppe subito un dito, la prima domenica in Coppa Italia, si ruppe subito un dito e poi 2 volte la spalla, per esempio. Sicché tutto sommato, ecco, direi è andata ottima davvero. Una domanda che si fanno tutti, il futuro di Paolo Indiani? Ma io ho un contratto ancora qua e vediamo, è chiaro che contratti non vuole di niente, no? E ora ci ritroviamo, io alla fine di tutti gli anni ho bisogno di staccare un po', perché io sono più cotto dei giocatori. Quindi, e poi vediamo. Quindi terrai anche il telefono staccato, perché io credo che altrimenti suonerà. Ma no, non è che mi suoni tanto a me, il telefono anzi non mi suona per niente. Comunque io credo che la serietà, la professionalità di Paolo Indiani ormai sia conosciuta da tutti e quindi sia un po' una garanzia. Sì, questo, ecco, credo sia ormai, sono contento indipendentemente dai risultati, almeno, ecco, di aver dimostrato che la serietà professionale, insomma, almeno quella c'è. Allora, in bocca al lupo e ci ritroveremo la prossima stagione sui campi di calcio, qualunque squadra lei alleni. Questo è importante, ritrovarsi, ecco, su campi di calcio. Lo dico sempre ai miei colleghi la domenica, andaci, si saluta, dice come va, bene, andaci, si trova qua, va sempre bene. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Prego. Grazie.